Ora, nel tuo approccio alla fisica, tu sei sempre stato un oggettivista, un sostenitore dell'oggettività del mondo fisico e del nostro approccio ad esso. Questo atteggiamento ha condotto alla tua teoria, che oggi credo sia molto conosciuta, e cioè alla teoria dei tre mondi. Dico subito che le espressioni con le quali parlo dei tre mondi altro non sono, se vuoi, che nomi. In effetti, ho chiamato questi tre mondi col nome di mondo 1, mondo 2 e mondo 3, proprio perché non si attribuisca una misteriosa profondità a tali idee. Le cose stanno così. Questo libro qui appartiene al mondo 1 nella misura in cui il libro è un oggetto fisico. Si dà il caso che il libro sia stato scritto da me, ed io so quanto pensiero vi è condensato. Non voglio ora fare congetture sulla natura del pensiero o su cosa noi sappiamo di esso. Dico soltanto che il pensiero è qualcosa che accade senza essere necessariamente accompagnato da un movimento esterno. Posso pensare mentre giaccio immobile nel letto. Naturalmente posso pensare anche mentre passeggio lungo una strada o mentre, diciamo, faccio ginnastica. O mentre fuggo da un toro. O mentre cerco di evitare una macchina. In questo caso dovrei riflettere in quale direzione muovermi. Non intendo nemmeno avvalermi dell'assunzione che il pensiero sia qualcosa di reale. Per ora non voglio avanzare alcuna ipotesi al riguardo. Il pensiero è qualcosa di cui la gente parla. Questo mi basta. Chiamiamo pensiero ciò che ci passa tristemente in testa quando abbiamo mal di denti. E cioè pensiero, quella sensazione di essere dei miserabili causata dal mal di denti. Chiamiamo pensiero cose come una paura. Ho provato uno spavento nel vedere la macchina venire contro di me. Tali cose le chiameremo mondo 2. Senza per questo asserire ora che tali oggetti del mondo 2 esistano veramente. Alcuni infatti sostengono che oggetti del genere non esistono. Costoro dicono che esistono solamente i libri, i denti, i cervelli e le dita. Ma i sentimenti, pure se spremessi l'intero mio corpo, i sentimenti non ne uscirebbero. I sentimenti non hanno esistenza. È questo quello che alcuni sostengono. Non voglio per ora giudicare una simile posizione. Tuttavia ci sono altri che parlano di sentimenti, di pensieri e cose del genere. E ciascuno di noi ha un'idea abbastanza chiara di ciò che appartiene a questo genere di cose e di ciò che non vi appartiene. Se ne ha un'idea non chiarissima, ma abbastanza chiara. Chiamiamo pertanto tutto ciò mondo 2. Potremmo dire che il mondo 2 è il mondo dell'esperienza soggettiva, se questa esiste, visto che alcuni sostengono che non esiste. Insomma, se esiste, il mondo 2 è il mondo della nostra esperienza soggettiva. Ebbene, io ho aggiunto a questi primi due mondi, o se si vuole, ho inventato un mondo 3. Ora, cosa sia questo mondo 3 è più difficile da spiegare. Questo libro contiene delle pagine stampate, e questo è il mondo 1. In queste pagine vengono espresse, ci vengono comunicate delle idee. Idee che sono per me comprensibili, perché le ho scritte io, ma che sono comprensibili anche per te,
forse solo perché tu un tempo addietro sei stato mio allievo. Comunque sia, esse sono comprensibili ovviamente anche per altre persone, dato che il libro è stato venduto bene e in molte lingue. Questo libro è un oggetto linguistico e può essere tradotto in altre lingue. È una strana situazione. Books, print, language. C'è un libro, una stampa, il linguaggio. Il linguaggio parlato e il linguaggio stampato. Ciò che queste cose hanno in comune sono le idee che esprimono. C'è dunque qualcosa che può essere tradotto in un'altra lingua. Ci deve essere qualcosa di invariante, qualcosa che non varia se viene tradotto da una lingua ad un'altra. This is something strange. È qualcosa di assai strano. E questa cosa singolare è ciò che io chiamo il mondo 3. Chiamo mondo 3 anche altre cose, ma limitiamoci per ora al linguaggio. Certain aspects of this world 3. Alcuni aspetti di questo mondo 3 possono essere descritti quali realizzazioni di tale mondo in forma fisica. Quando è stampato, è perfettamente chiaro che un libro consiste di segni stampati su di un supporto fisico. E esso, pertanto, appartiene al mondo 1, così come è il caso della tavola, o delle mie ossa, delle ossa della mia testa. Tutto questo appartiene al mondo 1. Ma all'interno di questi fenomeni del mondo uno, di questi segni e di questi fenomeni, all'interno di essi c'è qualcosa che chiamiamo con nomi disparati. Il contenuto di un'affermazione è un nome, le idee un altro nome. Possiamo chiamare questo qualcosa proposizioni. Per proposizione intendo il contenuto e ciò che resta inalterato, sia che venga espresso in italiano che in inglese. Se quello che ora sto dicendo verrà correttamente tradotto in italiano, avrà il medesimo contenuto, conterrà lo stesso messaggio. If it is, let us see, I have a statement, an assertion like, let us see, today is Sunday. This is false. Immaginiamo che io dica, oggi è domenica. Questo è falso. E se lo traduco in italiano, resta ancora falso. Mentre se dico, oggi è mercoledì, come infatti è, tradotto in italiano, rimarrà vero. Questo perché la verità e la falsità sono proprietà non dei simboli in quanto tali, ma del contenuto dei simboli. Not of the symbol as such, but properties of the content of the symbol. So there are statements. Ci sono perciò proposizioni o asserti che possono essere veri e che, se vengono tradotti, restano veri o falsi, rispettivamente. Ora, questo libro è un insieme di proposizioni a suo modo coerente. Tratta degli argomenti più disparati, i quali però, in qualche modo, formano un tutt'uno. Possiamo pertanto parlare di un'opera letteraria, di un'opera appartenente al mondo della letteratura. E questo, ciò che per esempio chiamiamo il mondo della letteratura, possiamo comprenderlo, sebbene sia fuori di noi. Lo leggiamo e se vi riflettiamo sopra, allora lo interiorizziamo, ma in quanto libro stampato è al di fuori di noi. Ebbene, tutto questo mondo di pensieri e di opere create dall'uomo è quello che chiamo il mondo 3. A dire il vero,
In esso ci sono molte più cose. In ogni caso, io penso che questo libro sia parte del mondo dei prodotti della nostra mente, del nostro pensiero, per così dire, un prodotto del nostro mondo 2. So we have three worlds. The world one of physical bodies. Abbiamo dunque tre mondi. Il mondo 1 delle entità fisiche, il mondo 2 delle nostre esperienze e dei nostri pensieri, delle nostre speranze, delle nostre paure, il mondo 3 dei prodotti dei nostri pensieri, delle nostre speranze, delle nostre paure. In altre parole, dei prodotti del mondo 2, mondo quest'ultimo che potremmo chiamare il mondo dell'animo umano e della mente umana. The idea of soul has become a little bit unfashionable. L'idea dell'anima è diventata un po' fuori moda, in particolare la parola inglese soul. Una volta ho sentito un filosofo dire l'anima o quello che ha preso il suo posto, che è davvero un'espressione molto singolare, ma che mostra assai efficacemente che qualcosa del genere è indispensabile. Quello che io chiamo mondo 2 è il mondo di queste cose, delle cose che hanno preso il posto dell'anima. Puoi parlarci dei processi che hanno luogo in questo mondo 2? Apparently what we know about it seems to be that there are. Ciò che ne sappiamo è che sembra che esistano dei processi cerebrali e che tali processi cerebrali siano in stretta connessione con i processi di pensiero. Il mio amico Sir John Eccles, che è un grande neurofisiologo, ha lavorato molto intorno a questo problema e ha scritto un libro insieme a me sul cosiddetto problema del rapporto corpo-mente. Il libro si intitola L'io e il suo cervello. E forse adesso potremmo spiegare questo singolare titolo. Essenzialmente il titolo intende lanciare una grande sfida. Esso trova fondamento nella mia convinzione che il mondo 2 è un prodotto del cervello, sì, ma anche che il cervello è un prodotto del mondo 2. Il processo di interazione reciproca non è chiaro, specialmente agli scienziati, i quali parlano di un'evoluzione del cervello ed affermano che da questa evoluzione hanno origine la mente umana e i processi mentali. Non affermo che questa tesi è sbagliata, ma sostengo però che esiste anche la relazione inversa. Se desidero intensamente fare qualcosa, allora sarò io, con il mio desiderio, che cercherò di superare tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà pratiche per raggiungere l'obiettivo. For example, it is not just the brain. Per esempio, non è solo il cervello ad aver prodotto le macchine volanti, anche se certamente abbiamo ogni ragione di credere che senza il cervello non saremmo stati capaci di costruire delle macchine volanti. Ma siamo noi, nel senso del mondo 2, siamo stati noi che con grande intensità abbiamo desiderato volare, sin dal tempo dei Greci. And it is we who have by trial and error. E siamo stati ancora noi, attraverso il metodo per tentativi ed errori, ad arrivare sempre più vicino alla realizzazione di una macchina volante. Flying machines began to exist and people began to fly.
È circa da quando sono nato che esistono delle macchine volanti e che la gente vola. E ciò è dovuto ai nostri sforzi e non solo al nostro cervello. Almeno, questa è la mia opinione. Ma questa mia opinione va distinta dalla classificazione in un mondo 1, un mondo 2 e un mondo 3. A mio avviso, il mondo 2 è altamente attivo e le esperienze del mondo 2 furono essenziali nel processo che ha portato alla costruzione di macchine volanti. Senza il desiderio e senza una molteplicità di idee, che sono processi del mondo 2, le macchine volanti non sarebbero state costruite. Ma, e questo è quello che voglio ora sottolineare, le macchine volanti, come pure questo libro, non sono solamente delle macchine, degli oggetti reali. Ovviamente essi appartengono al mondo 1, ma sono anche parte del mondo 3. Perché incorporano teorie e ipotesi. Sono fatte anche dalle affermazioni e dalle discussioni fra uomini. E quindi incorporano anche il risultato di sforzi mentali del mondo 2. Il risultato di questi sforzi è quello che chiamo mondo 3. L'oggettivo mondo 3 è essenzialmente il mondo dei risultati oggettivi dello sforzo umano e dell'attività mentale. Chiaramente non tutti questi sforzi, nel caso delle macchine volanti, non tutti hanno un carattere linguistico, e sebbene indubbiamente la formulazione delle teorie dell'aerodinamica sia una questione di linguaggio, tuttavia, noi non crediamo, non possiamo credere che senza il linguaggio saremmo riusciti a costruire delle macchine volanti. Il linguaggio, in un certo senso, rappresenta la calce ed i mattoni del mondo 3, i mattoni costitutivi. D'altro lato, il linguaggio stesso, a sua volta, si è sviluppato attraverso la formulazione di idee semplici e generali. C'è quindi interazione. Un dare e avere. Infatti il linguaggio è molto importante, ma si è sviluppato nello sforzo di comunicare agli altri certe idee, certi contenuti. Tu hai parlato della... Aggiungiamo solo questo, a mo' di riepilogo. Esistono classi di oggetti formate arbitrariamente per nostra convenienza e che costituiscono il mondo uno degli oggetti fisici, inclusi i corpi viventi, inclusi oggetti come per esempio le frequenze ondulatorie e così via. Al mondo 1 appartengono anche i libri, in quanto oggetti fisici. Poi c'è il mondo 2, dei nostri sentimenti, anche se probabilmente pure gli animali hanno qualcosa di simile, mentre è dubbio che lo stesso si possa dire delle piante. Probabilmente le piante hanno qualcosa di vagamente somigliante al nostro mondo 2, ma solo vagamente somigliante. Infine c'è il mondo 3. Ora, biologicamente parlando, cose quali le tele di ragno sono estremamente simili ai prodotti del mondo 3 degli uomini. Lì c'è il prodotto del ragno, il quale può allontanarsi dalla tela, mentre la tela che ha intessuto resta lì. Queste tele assolvono dunque una determinata funzione biologica. Sono per un lato simili alle trappole per topi che l'uomo costruisce, che a loro volta sono a pieno titolo elementi del mondo 3, tanto quanto lo è un aeroplano, anche se ovviamente ad un livello più basso. Pertanto,
La tela del ragno può davvero essere paragonata ai prodotti del mondo 3 degli uomini. È il prodotto dell'ingegnosità del ragno, perché le tele di ragno non sono tutte uguali, ma sono costruite adeguandole alla situazione ambientale che il ragno trova. Sono pertanto un prodotto della volontà, potremmo dire dell'intelligenza del ragno, anche se l'intelligenza è una di quelle cose che, secondo alcuni, esiste solo negli uomini e nei computers. Ad ogni modo, dunque, abbiamo il mondo 3 degli uomini, il mondo 3 specificamente umano, che ovviamente è assai diverso da quello degli animali e a più alto livello rispetto, per fare un esempio, ai nidi degli uccelli o alle tele di ragno. E tuttavia i nidi d'uccello possono essere prodotti di un livello piuttosto alto e le dighe costruite dai castori possono essere paragonate a certe dighe costruite dagli uomini. Sin qui credo di aver spiegato la terminologia. È una questione del tutto differente, è quella di vedere se il mondo 1 esiste, se il mondo 2 esiste, se esiste il mondo 3. Si tratta di un problema completamente diverso, mentre a mio avviso non si può seriamente obiettare sulla terminologia proposta. Non si può sostenere, penso che non si possa seriamente sostenere, che in questa terminologia, in qualche modo arbitraria, la cui arbitrarietà ho cercato di sottolineare usando i nomi mondo 1, mondo 2, mondo 3, non credo che si possano fare serie obiezioni contro siffatta mia proposta, in quanto questa è solo una terminologia che ci aiuta a formulare i problemi. Ed uno dei problemi è appunto quello di venire a sapere se il mondo 1 esiste, se esiste il mondo 2, se esiste il mondo 3. Un altro problema è come questi mondi interagiscono e si influenzano l'un l'altro. Ebbene, prendiamo ora per buona la terminologia proposta e discutiamo dei problemi connessi a tale terminologia. Desidero affermare che i filosofi hanno sostenuto le tesi più sconcertanti circa tutti e tre questi mondi. Direttamente o indirettamente, alcuni filosofi sostengono che il mondo 1 non esiste, che solo il mondo 2 esiste. Sono i cosiddetti idealisti. Costoro affermano che l'unica cosa che realmente esiste sono le mie esperienze, e in particolare le mie percezioni. L'idea che gli oggetti fisici che penso di percepire esistono veramente, altro non è che è un molto articolato processo della riflessione, che potrebbe essere anche errato. Una costruzione logica, sì. Questa tesi è stata sostenuta da personaggi illustri. Bertrand Russell ha detto che il mondo 1 è in verità una costruzione logica di elementi del mondo 2. O che entrambi siano costruzioni logiche di un qualche misterioso mondo 1, una specie di mondo 0 neutrale. Un mondo 0 neutrale che consiste di elementi fluttuanti che possono combinarsi insieme per produrre su di noi una sensazione. Sono state affermate tutte queste cose e personalmente penso che siano cose piuttosto sciocche, perché ciò che intendiamo per realtà è innanzitutto quel tipo di cose contro cui possiamo sbattere la testa. Un muro di mattoni, diciamo, è l'esempio di realtà che ho in mente. Un muro di mattoni oppure un lampione, se vi finisco contro con la testa. Penso perciò
che ci siano pochi argomenti contro la realtà del mondo uno.